Allora, prima di dare la parola al primo relatore, che è l'amico Massimo Mori, vorrei dire, ma in maniera estremamente sintetica, perché abbiamo organizzato con la Fondazione San Carlo questo convegno, come abbiamo ritenuto di procedere e in che modo intendiamo continuare questo nostro lavoro nel futuro. Perché l'abbiamo organizzato? Esso si innesta in una linea di ricerca di filosofia politica che stiamo sviluppando nell'ambito dell'insegnamento di storia della filosofia moderna e contemporanea. Noi alla scuola non abbiamo un insegnamento di filosofia politica né di storia delle dottrine politiche. Di questo lavoro, che nasce all'interno della cattedra di storia della filosofia, sono stati appunto momenti centrali una serie di corsi su Tocqueville, su Marx, su Weber, su Croce, che hanno dato anche origine, devo dire, di questo siamo tutti compiaciuti, ad alcuni volumi che hanno raccolto saggi degli allievi della scuola e fra poco a un volume di Giulia Oskian, anch'esso nato nell'ambito di queste ricerche, sulla democrazia in Tocqueville, che sta per essere pubblicato dall'edizione del Mulino. Ecco, nell'ambito di questa riflessione ci è sembrata ovvia una particolare messa in rilievo della questione dell'individuo e dell'individualismo, che ha avuto un ruolo centrale nel nostro lavoro e che prende le mosse dall'analisi, dalla ricerca che abbiamo fatto con gli allievi. Insisto sugli allievi perché questo convegno è stato largamente voluto e organizzato dagli allievi della scuola, prendendo le mosse dalla seconda democrazia in America di Tocqueville, e abbiamo lavorato anche sulla critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico di Marx, ma estendendo il discorso, come ho detto, al Novecento, tenendo presenti anche la discussione teorica più recente e anche il dibattito di carattere più strettamente politico. Inutile dirlo che una riflessione di questo tipo affonda anche le radici della discussione attuale di ordine politico. Quindi questo convegno si inserisce in questo lavoro, si collega, lo diceva prima il direttore, a quello dell'anno scorso sulla democrazia diretta, un altro nodo centrale della discussione teorica e del dibattito politico. Queste dunque sono le domande da cui abbiamo preso le mosse. Qual è la situazione oggi della riflessione sull'individuo e sull'individualismo? In quale direzione stiamo andando? Quali sono le differenze fra la concezione classica, moderna dell'individuo e dell'individualismo? Quali sono oggi gli aspetti di questa direzione? E più in profondità, questo è un tema di fondo del Centro di Filosofia della Scuola, come si stanno trasformando i modelli della democrazia anche rappresentativa, specie in Occidente. Cito l'Occidente perché è stato un altro argomento di un altro convegno che abbiamo fatto poco tempo fa, in un intreccio che tiene insieme appunto democrazia, Occidente e individualismo. Queste sono state fino ad ora le tappe del nostro lavoro teorico e storiografico, concentrandosi intorno, come filo unitario, alla questione della democrazia. Insisto sul termine storiografico, perché lo dico agli amici filosofi della politica o storici delle dottrine politiche: noi siamo storici della filosofia, siamo storici e storici della filosofia, e ci muoviamo in una dimensione essenzialmente di carattere storico. Perciò abbiamo chiesto all'amico Mori di avviare i lavori del convegno con la relazione sull'individualismo come categoria del moderno. Proprio rientra all'interno dell'orizzonte nel quale ci muoviamo e nella prospettiva nel quale abbiamo collocato il nostro lavoro. Naturalmente ci interessa moltissimo, di qui l'invito che abbiamo rivolto all'amico molto caro Antiseri, a Maffettone, a Portinaro, ci interessa anche la riflessione di carattere filosofico-politico, proprio come un arricchimento di un nostro punto di vista che, come ho detto, è più specificamente storiografico. Sul piano organizzativo, come ricordava il direttore, abbiamo lavorato anche in questo caso con la Fondazione San Carlo.
come abbiamo fatto per i convegni sulla democrazia e sull'Occidente. Lo facciamo per due ordini di motivi. Perché riteniamo fondamentale una sinergia fra le istituzioni, anche le istituzioni culturali. Riteniamo che senza questa sinergia si faccia male o con molte più difficoltà il proprio lavoro, ma riteniamo fondamentale proprio l'intreccio di competenze diverse, di sensibilità diverse, che sono presenti in istituzioni differenti, in questo caso il San Carlo, che poi si muove in linee di lavoro che sono affini alle nostre. Abbiamo sempre lavorato in modo molto positivo e speriamo in prospettiva di rendere anche più forte nella scuola una ricerca di filosofia politica. Quindi ringrazio molto Carlo Altini perché questa collaborazione col San Carlo è di tipo strategico, non è occasionale. E riguarda anche altre fondazioni. Nel prossimo mese di novembre abbiamo organizzato un convegno con la Fondazione Gramsci di Roma sul marxismo italiano negli anni 70, ma saremmo lieti di estendere queste forme di collaborazione in direzione di altre istituzioni con cui noi siamo in grado di possiamo collaborare, abbiamo elementi comuni per collaborare. Come ho detto, ma questa è una specificità della nostra scuola. Questo convegno nasce anche da una forte impulso degli studenti e che hanno fortemente collaborato anche all'organizzazione dei lavori, in modo particolare Roberto Gronda e Osvaldo Ottaviani, che desidero veramente ringraziare per il lavoro che hanno fatto, come ringrazio le altre strutture della scuola, il Centro di Filosofia e in modo particolare Antonella Pascucci. Un ultimo punto, come continueremo questo nostro lavoro? Noi lo vorremmo continuare, vorremmo andare avanti, certamente sul piano organizzativo col San Carlo, se il San Carlo vorrà. Per quanto riguarda invece gli argomenti, dipende anche da quello che faremo oggi, dalla discussione che faremo oggi, dagli elementi che verranno fuori dalle varie relazioni e che si imporranno come possibile linea di un nuovo convegno che ci piacerebbe organizzare. Certamente un punto riguarda la crisi della democrazia rappresentativa, le forme di questa crisi che ho detto rappresentano un punto centrale dell'attività del Centro di Filosofia. Tuttavia dipende davvero dal lavoro che facciamo oggi, da quello che viene fuori, dalla discussione che mi auguro sia importante e utile per tutti, e ringrazio i relatori, ringrazio nuovamente il San Carlo, ringrazio tutti voi e do la parola all'amico Massimo Mori per la prima relazione, l'individualismo come categoria del moderno. Prego Massimo.